Allora, oggi è stata sicuramente un'emozione incredibile e sicuramente fuori da ogni aspettativa. Abbiamo inaugurato Banco di Vita solo il 6 dicembre, quindi già essere. Scusate, Banco di Vita è proprio l'opera che è stata realizzata a Catania per Banca d'Italia, nel quartiere di San Berillo. Sono insomma 35 metri in altezza di murale, quindi è stata un'opera, diciamo, veramente molto importante. È la prima opera che fa parte dell'archivio di Banco d'Italia e già quella, diciamo, era stata un'emozione grandissima, quindi poi essere arrivati qui dopo questo non ce l'aspettavamo, è stata veramente un'emozione. Io sono una street artist, sono una muralista, sì, nasco dalla grafica e faccio anche pareti. Perché sono una persona molto fisica, non riesco a stare chiusa dentro casa o davanti al computer. Io e il mio compagno siamo due sportivi, ci piace l'azione e abbiamo trovato, diciamo, nell'arte murale quello che ci appassiona di più. Assolutamente, diciamo che quando abbiamo iniziato a capire veramente l'importanza della riqualificazione dei quartieri, delle zone, sono diventata, diciamo, un po' più responsabile per quello che mi veniva chiesto. Non escludo di fare anche interni, quindi, diciamo, ripercorrere l'arte murale del passato. E portarla magari in una chiave più moderna. Un mio pensiero per l'8 marzo, che servono più artiste sicuramente, siamo tante, le conosco, siamo anche brave e c'è veramente opportunità di lavorare.